Buongiorno a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Simona e come sempre, se non siete ancora iscritti al mio canale, vi invito a farlo, cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Vediamo insieme quali sono i prodotti che mi hanno colpito di più low cost che ho acquistato recentemente, sempre sotto vostro suggerimento, perché su Instagram, se non mi seguite lì fatelo, vi ho chiesto un po' quali erano i brand che vi incuriosivano ed io ho comprato diversi prodotti da ogni brand, li ho provati e molti mi hanno piacevolmente sorpresa. Vi dico proprio piacevolmente sorpresa perché ultimamente, negli ultimi anni appunto, ho iniziato a ragionare che era meglio conservare qualcosina di soldi in più per poi acquistare, per dire, vi faccio un esempio, la palettona di Pat McGrath piuttosto che la palettina di Essence. Devo essere sincera, sono rimasta piacevolmente colpita da alcune scoperte, perché alcuni di questi prodotti li utilizzerei e li utilizzerò sicuramente anche su altre persone, perché anche se sono low cost sono così performanti, sembrano prodotti anche professionali. Bando alle ciance, iniziamo subito. Primo prodotto che già vi ho nominato, forse anche in due video, ma lo devo per forza inserire, è questa palette di Essence. Vi ho fatto anche un mini tutorial per farvela vedere in action, proprio perché merita tantissimo. C'ha tutti i colori naturali e alcuni proprio nude, semi-trasparenti. Ad esempio questo pesca è meraviglioso, anche applicato da bagnato, dà una luce pazzesca al viso, non so se si vede, no, non si vede. Ogni colore tende ad adattarsi abbastanza bene alla stragrande maggioranza degli incarnati, quindi una palette veramente veramente top, che vi straconsiglio. Se la vedete in giro, prendetela perché è veramente molto molto bella. Parlando sempre di palette, mi avete suggerito di provare diversi prodotti di Astra, che è un brand italiano che si è un po' rimodernizzato. Io ho acquistato da loro mille anni fa gli ombretti in crema, non so se ve li ricordate, forse era l'unica azienda che faceva gli ombretti in crema long lasting in pot, che però ahimè si seccavano dopo una settimana perché non si chiudevano bene, ma faceva dei colori bellissimi. E niente, io da allora non ho più provato nulla, per cui, attratta dalle tante recensioni positive, ho fatto due o tre ordini sul sito ufficiale e sono stata veramente colpita da questa stragrande professionalità del brand, perché ci ha messo il cuore. Vi dico ci ha messo il cuore perché dal pack, che può essere minimal, quindi magari sì, è un po' più economico ma fatto bene, al prodotto in sé magnifico. Vi mostro questa palette sempre dai toni del nude, diciamo un po' everyday. Vedete questo colore centrale com'è strong? Sicuramente, devo essere sincera, forse qualitativamente sta un pelo superiore a quella di Essence. Vedete il punto luce? E questo è asciutto. E poi anche i colori matte, a me mi spaventavano un pochettino, perché vedete la divisione degli ombretti è proprio con un bordino super sottile, e siccome parliamo di un brand low cost ho iniziato a pensare che si univano, si spolveravano, e invece no. Forse l'unico colore che non ho provato è questo, ma li ho provati tutti, mi sono piaciuti tutti. Ultima scoperta in quanto ombretti, leggermente più cara, parliamo di Cosmify, della palette di Erichioba. Lei ha fatto tre palette, io ho iniziato con questa, mi è piaciuta talmente tanto che poi ne ho comprato un'altra, che però adesso è in fase di test, la sto provando ancora, quindi non ve la inserisco in questo video perché l'ho provata due volte. Invece questa l'ho provata almeno 5-6 volte e tutte e 5-6 volte ho detto mamma mia che bella, tant'è vero che poi sono andata ad acquistare l'altra palette. Vi sto parlando dei I Dannati, che è una palette dai toni del viola. Sapete quanto io ami queste tonalità, forse perché sto invecchiando, mi stanno piacendo più le tonalità del marrone ultimamente, però queste tonalità sono sempre dentro il mio cuore. I matte anche qui si sfumano benissimo, sembrano burrosi, sembra una palette proprio professionale, ok? Quindi a questa palette mi riferivo inizialmente all'inizio del video, e veramente mi piace tantissimo, riesco a dare tantissima gradazione nelle sfumature, soprattutto perché c'è un accostamento cromatico fatto veramente ad hoc. L'unico colore che Shelly, questo fucsia, mi ha leggermente tinto la palpebra, ma è una cosa che mi capita tantissimo quando utilizzo dei colori così accesi, così neon, però
diciamo che un paio di giorni si è tolto. È veramente veramente molto bella. Anche il marrone dà tanta intensità, perché è un marrone scuro, ma comunque si sfuma benissimo e diventa anche un cacao marroncino. Veramente mi piace tanto. Continuando con gli occhi, super scoperta che penso non abbandonerò più, e penso che dovrò fare scorta se vedo uno stand Astra di nuovo. Sto parlando del Subliminal 16 ore Pro Liner, un eyeliner in penna, un comunissimo eyeliner in penna, che però, ragazzi, veramente, non so, mi piace tantissimo. È in feltro, al feltrino, non ha la setola, ma è sempre intinto perfettamente. Riesco a fare una bellissima riga di eyeliner dritta, sfumata, non mi fa l'effetto carta impecorita, e soprattutto rispetto all'Epic Ink di NYX, che sapete che è il mio eyeliner comunque preferito, non esplode, cosa che succede tantissimo con questo che è in setola. Vedete, si sono aperte tutte le setoline. Mi capita molto molto spesso, come se... Ah, vedete la bollicina? Capita anche a voi? C'è la bollicina laterale che esplode e rischiate di rovinare tutto il lavoro fatto con l'eyeliner. Comunque mi piace tanto, io non ho capito, secondo me ci sono alcuni lotti che sono scadenti e altri lotti che sono performanti, perché poi ho avuto anche eyeliner di NYX perfetti che non mi hanno mai dato problema, altri che non lo so. Invece questo di Astra, tornando all'eyeliner di Astra, lo trovo veramente meraviglioso, perché riesco a fare una riga di eyeliner perfetta, proprio anche da pin up, cioè anche un po' più spessa, ma dritta, senza rinze, senza sbavature. Mi dura tutta la giornata, non mi sbava. Ultimo prodotto occhi che mi ero completamente dimenticata, e è di un'edizione limitata, quindi se vedete questo video non lo so se non c'è più sul sito, ma mi sembra di sì, perché una di voi sempre su Instagram mi ha detto che l'aveva acquistato proprio recentemente con un'offerta speciale della linea Holiday Gems. Kiko ha lanciato questo ombretto, che sono dei glitter pressati che fanno effetto proprio specchio. Non so se vi rendete conto la luce che danno, pazzeschi. E io amo utilizzare come top coat. È mattina, vado di fretta, non riesco a fare nessuna sfumatura graduale. Io vi ho fatto anche un video sul make up da 5 minuti, quello che solitamente io faccio quando devo truccarmi in velocità. Prediligo quindi un ombretto luminoso sulla palpebra, una matita tra le ciglia e tanto mascara. Questo ombretto qui fa tutto. Vedete, quel prodotto che aprite il cassetto e prendete al volo, perché sapete che quel prodotto lì già vi completa un po' tutto il trucco. Ecco, questo è quell'effetto lì. Un esempio di questo ombretto, cioè di questa tipologia di ombretto, ma ve ne ho già parlato tanto tempo fa, è questo qui di MAC. Vedete che è un oro rosa, che per me è il top del top. Era un'edizione limitata, ma se non erro lo trovate anche nella permanente, che si chiama Stylishly Merry, ed è un duochrome olografico che anche questo fa questo effetto bagnato, un po' più particolare. Vedete, eccolo qua. È un video low cost, però è per farvi capire la tipologia di ombretto che io amo in questo caso. Per quanto riguarda la base viso, dovete sapere che io ho acquistato la bellezza di 6-7 fondotinta low cost, che sto continuando a provare, perché credetemi, non è semplice provare un solo fondotinta per una settimana, tutti i giorni, a giorni alterni, sotto la mascherina. Adesso inizia anche a fare un pochino più caldo, quindi devo cambiare anche sotto la skincare e capire se è il fondotinta che mi ha fatto lucidare o la skincare. Insomma, il test dei prodotti che faccio abitualmente io è molto accurato, ci tengo a dirvelo, perché piuttosto che parlarvi di un prodotto che non sono tanto sicura, preferisco... Niente, ci tenevo a dirvi questa cosa perché ho provato per un bel po' di tempo il fondotinta di Kiko, l'Unlimited Foundation, quindi altro prodotto di Kiko. Anche questo ve l'ho fatto vedere in un video apposito dove riprovavo diversi prodotti di questo brand che non compravo da un bel po' di tempo, ed era un first impression. È un fondotinta effetto matte, a lunghissima tenuta, promette ciò che dice, resta comunque morbido sul viso, secondo me perfetto anche per il cambio stagionale dove tutti iniziamo a essere un pochino
pochino più lucidi. Per quanto riguarda il correttore, vi parlo del correttore di Catrice, il True Skin, che è un Head Coverage Concealer Hyaluronic Acid Waterproof. Premesso che la colorazione che ho io è la 5 Warm Macadamia, io solitamente, sapete, se mi conoscete, acquisto sempre due correttori, uno un po' più corallo per correggere l'occhiaia blu-viola e uno illuminante. In questo caso ho fatto questo acquisto sul sito di Notino, dove non riuscivo a capire le colorazioni, quindi ho preso un intermedio. E quindi in linea generale, quando lo utilizzo, non faccio la correzione cromatica con il corallo prima, ma utilizzo solo questo. Ebbene signori, questo correttore qui mi corregge bene l'occhiaia anche senza aver fatto la correzione cromatica sotto. È ovvio, se sto malissimo e ho delle occhiaie fino a qua, non è che mi va a togliere completamente l'occhiaia, però per un effetto vedo non vedo molto leggero, soprattutto non mi va a invecchiare il contorno occhi, appunto non me lo segna, va a illuminare bene ma senza appesantire, mi piace veramente tanto per quello che costa. Poi tra l'altro c'è 18 ore di idratazione, perché effettivamente è vero, nel senso che la zona resta sempre morbida e non vi ritrovate 20 anni in più sul contorno occhi a metà giornata, e sicuramente acquisterò un'altra colorazione più corallo per poterli utilizzare insieme. Altro prodotto di Catrice che non ci dà un euro, invece ne ho spesi 3 se non erro, o 4, è un Fix Prime e Care Spray Energizing, che è un fix rivitalizzante che si applica sia prima del fondotinta sia post. Ha all'interno il kiwi, la vitamina C, è un fix che funziona molto bene, va a reidratare la pelle. Oddio, di vitamina C non è che secondo me dà posizione illuminante, però devo essere sincera, quando mi vedo la base un pochino più pesante, spruzzo sul viso, dà questo effetto fresco, leggero, subito luminoso, toglie l'effetto polverone dal fondotinta che magari può essere un po' più pesante, e va a reidratare l'epidermide, un po' più ovviamente in superficie. Assomiglia tanto a quello di Smashbox come prodotto. Mascara! Allora, anche qui ve l'ho già nominato in qualche video, ma devo assolutamente rinominarvelo. Il mascara di NYX, Londra Eyes Volume Mascara, che dà un effetto volume sicuramente, ma soprattutto va a incurvare tantissimo le ciglia. Io difficilmente sono innamorata dei mascara incurvanti. Devo essere sincera, nel mio corso della vita penso che solo il piegaciglia possa aiutare le ciglia che vanno proprio verso il basso. Però se avete delle ciglia tendenzialmente normali, è un mascara che ve le va proprio un po' a girare, e per effetto ottico resta rigido. Quindi se non amate l'effetto ciglia girate, immobilizzate per tante ore, non fa per voi. Però a me piace, perché se sto tante ore fuori casa con la mascherina FP2 per lavoro, non la tolgo proprio, ho bisogno sicuramente di un mascara un po' più resistente. Questo mascara qui, anche se non è un mascara waterproof, a me resiste tante ore, non si sbriciola. Le ciglia restano incurvate, perfette lì dove le ho messe a prima mattina, e l'effetto volume è veramente veramente molto bello. Poi dovete anche sapere che sto rivalutando lo scovolo in silicone. Io ho sempre avuto un po' paura, mi è sempre fatto un po' senso, e invece sto testando praticamente tutti i mascara in setola, no, in silicone e non in setola praticamente. Niente, vi volevo segnalare questo, che se vi trovate da NYX prendetelo e poi fatemi sapere, perché io mi trovo benissimo. Ultimo prodotto, labbra. In questo caso non vi parlo di rossetti, perché ultimamente sto truccando le labbra un po' meno, per due motivi. Il primo motivo è sicuramente un po' la mascherina, che mi obbliga a stare, come dicevo prima, tante ore con una benda sul viso. Comunque credo che nessun rossetto liquido possa tenere così tanto a lungo sotto una FFP2. Ci sono alcuni rossetti che si durano, però poi vi seccano le labbra. Io non amo le labbra secche in questo periodo in generale, e quindi ho iniziato a pensare che forse è meglio non truccarle. L'altro motivo è perché, da come potete vedere, ve l'ho già detto nello scorso video, ho fatto il tatuaggio alle labbra. Vorrei ritrovare in qualche video vecchio, anzi se mi date una mano mi aiutate, un mio prima senza le labbra, perché dovete sapere che io adesso non le ho truccate, non ho nulla sulle labbra se non questo prodotto qui che vi stavo per nominare. Vi nomino questo
Gloss Oil di Astra, che è meraviglioso, nutre, ma cosa più bella è che vi dà questo effetto plumping naturale. E niente, bellissimo, prodotto bellissimo, idrata, da questo effetto glossy, stupendo. Ultimo prodotto, ragazzi, ultimo, non per importanza, perché mi sta piacendo tantissimo, ce l'ho oggi sulle gote, è il blush di NYX, di questa linea qui matte, perché fanno anche la linea shimmer. Si chiama Citrine Rose, ossia Citrine Rose, credo. È un blush pescato, vedete che dà questo effetto salute molto molto naturale, non eccessivamente forte, quindi se andate di fretta ne mettete un po' in più, si riesce comunque a sfumare bene. L'unica pecca, vedete che è tutto rotto, è la chiusura, perché una volta chiuso, ragazzi, per me che ho le unghie, mi dovete credere, io non ci metto, ecco, non ci metto tac, e si apre. Vabbè, comunque si riesce ad aprire, però ci trovo un po' di difficoltà. Sicuramente ne comprerò un altro, perché mi piace tantissimo come formula, e sono curiosissima anche di provare anche quelli metal, quelli un po' più sbrilluccicosi, per vedere se mi si vedono i pori dilatati. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Mi sto un attimino incartando, ricordo di iscrivervi al mio canale se reputate che io sia interessante, i miei video vi piacciono e tutto, di lasciarmi un like, un commento, quello che volete. Vi do un bacione, un bacio, 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 alla prossima!